Spogliato del giubbotto e del portafoglio e costretto a consegnare tutto ai rapinatori sotto la minaccia di uno spray al peperoncino, il grave episodio di cronaca è successo ieri pomeriggio nel tranquillo giardino comunale di via Mascagni, a due passi dal commissariato di polizia. I protagonisti della vicenda, vittime e rapinatori, sono tutti minorenni. Erano circa le 16:30 quando i due aggressori originari dell'Est Europa hanno avvicinato il ragazzino triestino. Alla luce del sole e alla presenza di altre persone che frequentavano l'area verde, uno dei rapinatori ha estratto da una tasca la bomboletta spray. «Vogliamo il tuo giubbotto e il portafoglio», avrebbero intimato i due. La vittima, spaventata, non ha potuto fare altro che obbedire e consegnare quanto chiesto sotto lo sguardo attonito dei testimoni presenti alla scena. Il ragazzo è tornato dunque a casa in lacrime, raccontando la disavventura ai genitori. Nel mentre, alcuni cittadini presenti nel giardino comunale avevano allertato la polizia. Gli agenti arrivati sul posto hanno attivato le ricerche per individuare i giovani rapinatori e sentito le prime testimonianze dell'accaduto. Questo è solo l'ultimo di una serie di episodi che ha visto coinvolti ragazzi giovanissimi, un allarme sociale che sta crescendo sempre di più.